Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo gameplay settimanale, sempre contro il Super Chef, e ovviamente con il Super Chefone, che le ultime volte ha sempre spettinato il sub. Vediamo se oggi, con questa nuova sfida ad un altro gioco del Kaiju, caro sub. Purtroppo sì. Però ci piaceva tantissimo, l'abbiamo già provato e devo dire che non vedevamo l'ora di giocarlo, di farvelo conoscere, perché è veramente figo e divertente. Sto parlando di Kaiju Crush della Fireside Games. Allora, normalmente, come vedete, abbiamo già fatto tutto il setup per due giocatori, chiaramente poi cambia il setup anche in base al numero di giocatori. Normalmente i mostri vengono utilizzati di base quelli con degli stendi di cartoncino, ma siccome a me mi fa un po' specie giocare con quelli di cartone, mi sono messo due dei mostri del mio gioco di Monster Bash. Ovviamente in questo caso andremo a giocare con rettilone, che è Galitor. Questo sarebbe nato da un vulcano spento. È spento. Sì, che se era acceso era morto. Un vulcano dormiente. Un mostrone che è un vulcano dormiente. Non so se dormiva il vulcano o se dormiva il Sunset. Però comunque. Sono cose che non ci interessano. Okay. Galitor, che ovviamente cerca di spaccare il più possibile. Dall'altra parte invece lo chef gioca con Steganox, che in questo caso è tipo un amante del regime, un incrocio fra un dinosauro e un insetto. E in realtà io c'avevo, ecco qua, il mio King Cloud, il gioco mio, l'ho utilizzato perché mi piaceva, ovviamente che c'ha comunque le chele, insomma, gli assomiglia, come si dice a Perugia, per cui giocherò con King Cloud. Personaggio, mostro, ibrido, probabilmente alieno, così dicono. Avvistato dopo il passaggio di un UFO. Questo ci racconta il background, ovviamente, della storia dei nostri mostri. Allora, la città è stata completamente ricostruita, noi la dobbiamo completamente distruggere. A noi questa cosa ci piace. Abbiamo diversi modi di fare punti per il fine partita, ovvero i quattro obiettivi dettati dal gioco. Questi, i primi tre, A, B e C, ovvero Concentrated, Harder e Line, sono obiettivi per il fine partita in base al tipo di distruzione che abbiamo fatto nella nostra area di gioco. Movement Mimic invece è un obiettivo che si attiva durante la partita, ovvero in base a quante tessere con il simbolo auto, per cui strade, edifici eccetera eccetera, riusciamo a distruggere, attiviamo il bonus della carta. Cioè il giocatore che ha più tessere di quel tipo attiva il bonus, quindi può cambiare. Però può cambiare ovviamente se l'altro giocatore gli aumenta chiaramente il bonus. Allora, io direi che dobbiamo dirlo assolutamente, come ci si muove all'interno della mappa. Iniziamo ognuno con un movimento specifico proprio. Io ho il trampol, per cui mi muoverò in questo modo. Io ho il leap. Tu hai il leap, mentre abbiamo il movimento comune a entrambi i giocatori, che è il dash. Per cui come funziona il movimento? Io posso decidere di muovermi con il mio movimento, di muovermi col movimento comune. Una volta che mi muovo col mio movimento, lo rimetto sul movimento comune e lo switcho. Se mi muovo col movimento comune, invece rimane lì. Stessa cosa farà il sub chef con il suo Galitor. Però tanto adesso lo vedete durante il gioco, così capite meglio di che cosa si tratta. Ovviamente capiterà anche di scontrarci, perché inevitabilmente ci troveremo vicini o faccia a faccia direttamente, e lì scopriremo come si combatte. Esatto. Però lo vedrete, è una sorpresa. Lo vedrete, perché è molto carina sta cosa, è molto figa, molto divertente. Non ci sono dadi, attenzione, per cui vedrete come si combatte, però lo scopriremo subito dopo. Vi aspettiamo per il gameplay di Kaiju Crush. Siamo tornati a Fa Casino, in città con i nostri mostroni giganti, perché l'avevamo detto, in questo periodo vi porteremo, io e il sub chef abbiamo deciso di farlo perché ci piace sta cosa, diversi giochi dedicati proprio ai mostroni a tema Kaiju, per cui come avete visto è arrivato King of Monster Island, vi abbiamo fatto Godzilla Tokyo Clash, adesso ovviamente Kaiju Crush.
ma ne vedrete anche altri nel corso del tempo. Ci stiamo appassionando a questa cosa dei combattimenti fra mostroni. Allora, io c'ho Steganox, che è un'abilità che è l'Hyper Echo. Poi quando l'attivo ve lo dirò, insomma. Tu invece c'hai l'Ambush Warp. Queste abilità sono uniche e sono one shot, per cui le potete giocare una volta per tutta la partita e poi si vedrà. Allora, caro Sub, ci siamo dimenticati di prendere il famoso dado del gioca osta, per cui come facciamo a vedere chi è il primo giocatore di turno? Vogliamo giocare a Maracinese? No, vabbè, facciamo così, mischiamo, facciamo cadere e quello che viene è il primo giocatore. Vediamo. Ah, è lo chef. È lo chef che è subito. Tra l'altro, comunque, se tiravo il dado vincevo io. Quindi, tu cominci e io già prendo un punto vittoria, è così? Se ti piacerebbe. Ti piacerebbe. Allora, okay, inizia Steganox. A questo punto io posso decidere, anzi, devo decidere, come vedete io già ho la mia zona distrutta, parto da qua, devo decidere come muovermi sulla mappa, esatto. Ovviamente in base al movimento che ho. Giusto. Per cui io in questo momento devo cercare di capire come muovermi. Esatto. Io direi che immediatamente, così pensa bene, legge e manco ne scrive, utilizzo il trampol, per cui posso saltare e muovermi in diagonale sulla prima casella disponibile. Per cui faccio trampol esattamente al bridge, faccio il trampolo e distruggo, passo su quel bridge e distruggo il bridge. Per cui che succede? Il bridge lo prendo io perché mi serve a me, poi per il calcolo dei punti vittoria finale, lo sostituisco con la mia bella pedata. E quello è lo chef. E questo io ho fatto il trampol. Avendo utilizzato il trampol, che è il mio movimento, lo vado a sostituire, per cui si switch e diventa quello comune. E io mi prendo il dash. Ti prendi il dash? Il dash. Vai. Io quindi ho il mio leap, esatto. Oppure il trampol. Ok. Oppure il trampolo. Ok. A quel punto io faccio subito così. Proprio per animare subito la situazione e far vedere che attenzione, cosa succede. Attenzione. Con il mio leap, che praticamente è il movimento del cavallo. È il movimento del cavallo degli scacchi, in realtà. Mi vado a spaccare il grugno. Cioè, ma iniziamo subito così. Sì. Iniziamo subito così a botte? Eh sì, botte da orco. Fammi vedere proprio sta cosa. Subito così, senza neanche. Allora, come vi dicevamo, nelle caselle adiacenti c'è un combattimento, ma è tipo un combattimento fatto un po' a insulti, cioè tipo i mossi si insultano, si provocano, eccetera, eccetera. Qui invece proprio seminiamo veramente a bestia. E come seminiamo? Come seminiamo? Vedete molto queste carino. Tessere che noi abbiamo a disposizione nella parte praticamente dorsale della tessera, c'è sta la nostra impronta che la andiamo a posizionare quando distruggiamo ovviamente le tessere. Ma noi dietro ci stanno dei simboli. I simboli praticamente sono 5 simboli differenti. Eccoli lì. Li vedete qua. Che sono il Fire Bracer, lo Spike, la spina dorsale. Poi c'è mano, cioè qui l'artigliata, la codata e la zampata. Come funziona? Esattamente. Come giocheremo. Prendiamo 5 carte dalla mano. Come la morra e il combattimento funziona esattamente come la morra cinese, esatto. Ovvero io sceglierò una carta dalla mano, il sub chef sceglierà una carta dalla mano e in base alle carte che vengono giocate andremo a vedere chi avrà vinto quel combattimento e alla meglio delle tre, per cui giocando 5 carte chi fa almeno 3 vittorie con questo tipo di combattimento vince il combattimento e poi ci sarà, vi diremo com'è il risultato del combattimento, esatto. Ok? Andiamo subito a vedere che succede. Io mi gioco questa. Vai, giriamo. Zampata. Fuoco. No! E vinco io perché allora, il fuoco batte. Il fuoco batte tutto. Cioè batte sia la zampata che la codata che l'artigliata, ma non batte lo spike. Ma non batte lo spike. Per cui quindi io 1-0. Dopodiché. E continuiamo. Dopodiché. Iniziamo subito bene. Attacco, vai, artigliata con la zampata, ma vinco. No, perché Steganox, ma tu vinci pareggi però. Vinci pareggi, non è pareggio, perché mi agire, già è vero. Per cui io con l'artigliata io vincerei sulla codata, ma sul calcio perdo. Perché mi più un'altra zampata in faccia e perdo 2-0. Attenzione, mortacci, quanto è ignorante sto cristiano. Attenzione, battaglione. Dai. Vediamo. Oh, è tosta qua, è tosta. Proviamo. Vai.
stavolta, stavolta vinco io, artigliata su codata e vinco 2-1, giusto? 1. Quindi questa la giro e tu 2 la metti 2-1. Attenzione, perché ancora la siamo decidere tutto, eh? Sembra facile, ma... ma non lo è. Ma non lo è. Attenzione, attenzione. Ti gioco questa, vai. Zampata! Hai vinto. Eh sì, perché la zampata vince batte sullo spike, che siamo 2-2. L'ultima, attenzione, potrebbe decidere il mondo. L'ultima potrebbe decidere il destino del mondo. Sicuramente potrebbe decidere il destino di questo combattimento. Vai! Codata! Sì! No! Sì, artigliata, sì, su codata, vince l'artigliata. E lo chef perde 3-2 questo combattimento. Queste le carte vanno messe sotto. Sotto. Perché ritornano sotto in riserva. Ok. E ovviamente che succede? Avendo vinto Galitor il combattimento contro il Steganox. Steganox, succede questo. Mi conquista la tessera, per cui togli a me la tessera che se ne va, okay, e ci mette la sua. In più, avendo vinto il combattimento, si prende anche uno di questi un fregnetto poker, che potrebbe essere punti vittoria per il fine partita, che potrebbero essere da 1 a 3 punti vittoria per il fine partita. Ah, dimenticavo, avendo usato il lip, devo switchare. E mostra a me. Questo è venuto subito a rompere il kaiju. Dal momento che tu hai quello adesso, solo tu, quindi c'hai, c'hai quello inizio che inizio turno mio, che succede? Che io mi prendo questa carta che è il Movement Mimic, cioè io imito il movimento. Esatto. Come faccio a imitare il movimento? Semplicemente, d'ora in avanti, avendo questa carta, posso utilizzare il mio movimento, il movimento condiviso, ma anche il suo movimento. Esatto. Ok? Per cui non è male, non è male per niente. Che tu c'hai il trampolo in questo momento. C'ho il trampolo. C'è, esatto, il trampolone. Buona qua la carta. Ti dà tre possibilità, è buona come... Però mai rotto il kaiju. Allora, io a sto punto mi muovo con il dash. Dove vai? Per cui mi muovo di dash. Mi muovo di uno e due. E se va più e li distruggo. Che succede? Mi vado a distruggere la bus station. E già ce n'ho due. E già ce n'ho due. 3-3-6. Mi metto la mia prendi improntina. Prendi e porta a casa. Chiappa su e porta a casa. Take up and bring it home, come si dice in inglese. Bring it home. Ovviamente avendo usato il dash, me lo vado a sostituire con l'ip e lo metto nel culo. Ok, però almeno mi mantengo il mimic. Già ce n'hai due, ragazzi. E già ce n'ho due. E sono anche 6 punti per fine partita, perché è una bella insalatina dei punti. Cioè, oltre ai punti delle tessere, i punti degli attacchi, i punti degli obiettivi, a fine partita si fanno punti in modi diversi. Sta cosa è fighissima, perché poi ti devi gestire molto bene tutto quanto. Ok, caro Sub, state. Allora, io uso il... potete venire un'altra volta a rompere i corpi. Non abbiamo detto quando finisce la partita, e massa che manco ve lo diciamo. Lo scoprite stavolta, lo scoprite. No, la partita finisce quando i mostri non hanno più possibilità di muoversi all'interno, esatto, della mappa. Ok? Perché bisogna dire che non è possibile ritornare su un terreno già reclamato da sui terreni già reclamati, non è possibile passarci, di conseguenza ad un certo punto piano piano siamo c'è anche il parco, esatto, il parco che non è da punti, è una zona free, una zona libera. Quando vi muovete sul parco dovete fare un nuovo movimento, esatto. Quindi vediamo, se io faccio così potrei dopo far tic tac tric lac, però che serve, poi non abbiamo detto che le icone sulla mappa ci sono di 4 tipologie. Attenzione, c'è l'icona con i cittadini, con la gente, l'icona con la macchina, con la vettura, l'icona con la corrente elettrica, sono le centrali, eccetera, eccetera, e l'icona col dollaro, che sono i centri commerciali, i negozi e cose varie. È vero. Ok? Perché poi anche gli obiettivi variano in base anche alle tessere che conquistate, perché a fine partita ci sono gli obiettivi che vi danno punti in base alla quantità di tessere che, di quel tipo che avete conquistato. Esatto. Allora, io faccio con un bel trampolo e vado qua. Per quanto tu fai un tram. Allora, la stazione di polizia, spacco tutto. Spacchi tutto alla stazione di polizia. Ok, e ci metti la tua testa. Quindi faccio cambio. Eh sì, perché hai usato il tuo. Tocca allo ceffo. Tocca allo ceffo. Vedete, i ritorni sono veloci. Sì, sì. Tranne quando si combatte, si perde qualche minuto. Vabbè, io potrei fare tante cosine interessanti. Tante cosine interessanti. In realtà. Qui bisogna fare, io quasi uso un trampolo di nuovo, sarebbe definite qua rompere scatoline, perché tu prima mi hai fatto male, mi hai fatto proprio la bua, però diciamo che in questo momento avrei degli obiettivi prioritari a livello dei punti
E quindi, anche perché io sono il giallo, vedi? Sì. Capito? E quasi quasi, certo che... uso il leap, per cui uso il mio movimento, che è quello tipo cavallo degli scacchi, 1, 2, e mi vado al buono. Power plant. Buono. Per cui questo ovviamente lo switcho con questo qua, con il movimento, e mi prendo il power plant. Mettici che sono altri 4 punticine per fine partita, ci metto la mia imbronda. Imbronda. E sta a te. Tocca a moi? Sì. Allora, mo dice il leap, ok. Il dash, vado lì. Distruzione totale, quindi bisogna fare. Tra l'altro, raga, avete notato le nuove t-shirt dello chef? Carine, eh? Con cui verremo anche a Modena, per cui carine, carine. Allora, io faccio questa cosa. Vai. Vado di dash. Ah, ok. Ma tanto è ripulito, non è che... Vado col dash. Non ha capito la battuta. No. E mi metto qua. Ah, e ti spacchi una tessera che c'era al college. Ah, ha ammazzato la gente dentro al college. Prima ho ammazzato i poliziotti. Maledetto. Maledetto. Ah, io ho capito che vuole fare. Ho capito che vuole fare. Ho capito. Ma ho usato il dash, quindi cambio. Eh certo. Ma non te lo farò fare, caro Sub. Non te lo farò fare. Lo cambia lei un fusione dash con due fusioni di trampolo? No, grazie, preferisco come tengo il trampolo. Okay. Ma resti anche un po' rotto. Sei proprio cattivo. Allora, io faccio una cosa. Mi faccio un salto di qualità col trampolo e vado all'elevator 3. Ormai quelle devi tutte te, ho capito. Perché mi prendo già questa e vabbè. Cassa e spacco pure questa zona. Spacca qua e ci rimetto Steganox. Ok. E mostra te. Ok. Tra l'altro io ho la mia abilità, cioè l'Upper Echoes, che mi permette una volta per tutta la, cioè per solo per una volta della partita, di muovermi in una zona che avevo già conquistato, cosa che normalmente non è possibile fare. Vero, vero. Per cui mi darebbe, diciamo, un margine per potermi muovere in maniera... Bel casotto. Ecco Steganox che sta... Però me ne viene in andra. Ne viene in andra? Io vado così allora, vado con il dash. Ok. Oppure no, perché comunque... Ti fa la corsetta? Devo tornare lì. La corsetta. La corsetta? Il dash la corsetta? Sì, tipo una scivolata, che è dash. Il dash, no? Sì. O se no vado con il trampolozzo sul parco, sì. E poi da lì sono costretto a muovermi di nuovo. Con l'hip ci vai sul parco? Sì, con l'hip andrei qua, poi sì. Switcho e posso utilizzare lash o raddoppio. Ah, mi dica lei. Lash o raddoppio. Lascio. Mi dica lei. Guarda, vado con il dash diretto, sì. Quindi questo mi rimane, e okay. Vado qua giù. Ah, e si va a distruggere anche. Vai, dammi la testa. Gioielleria. Gioielleria. Ah, gioielleria? Sì. Guarda che ne stiamo a giocare di special. bello. Mi servono i soldi perché lì prima cioè, no, l'ho perso. È andata a fare la rapina con un mostro gigante su una gioielleria e non... vabbè. Ok, Ios. A sto punto io continuerei a fare un po' di distruzione di neparaggi. Distruzione di massa. Distruzione di massa. Siccome posso usare anche il tuo in realtà. Un lippo. Per cui, siccome posso usare anche il tuo, userò il tuo. Sì. No, il tuo movimento, esatto. Attenzione. chiariamo le cose. E vado. Ognuno usi proprio calcio, capito? Mi muovo e vado esattamente al ristorante. E te pareva, dopo devo andare, cioè, sempre a mangiare. Lo chef sempre a mangiare. Ristorante, senza sempre a mangiare. Sempre a mangiare? Allè. E io ho fatto il mio movimento. Nel frattempo abbiamo accumulato un po' di tessere. Intere e anche sante. E anche sante. E poi vediamo. Tu puoi utilizzare tanta roba. Diciamo che adesso i combattimenti la vedo un po' dura, visto che stiamo in Culonia. Non è detto. Non è detto. Io però. Ho la mia abilità che te posso dire rompe dove e quando. L'altra volta avevo la mia abilità che mi permetteva di fare tipo un teletrasporto. Più tipo videogame, uscire da una parte e rientrare dall'altra. Esatto. Stavolta non c'è. Stavolta non c'è. Oppure sul parchetto che mi per te. Però. Ah, tu che hai usato prima il. Io ho usato il tuo. Ah, perfetto. Per cui. Quindi niente. Niente.
Io se uso, vado lì al parchetto, dopodiché posso sempre rimuovermi con l'hip laggiù. Ok, allora io faccio così, chef. Sì. Lippo al parco. Ok. Per cui si muove al parco. Al parco Devo, non posso stare, è sono una costretto a zona. muovermi Anche ancora. perché non c'è niente da distruggere al parco. Riuso il Ok, perché l'hai spostato, perfetto. Ah, e vai alla Water Tower. Per cui ti spacchi la torre dell'acqua. Ciao sede, chef, Cioè, anche sei? un pochetto. Vabbè, io sto al ristorante a Magnato, stai a Va bere, insomma, fondamentalmente, fa una piega. Allora, sta di nuovo a me. A questo punto, io quasi quasi mi diverto così e vado esattamente utilizzando il tuo dash, perché lo dai, dai. posso fare. Qua. Ah, però non mi posso muovere dove. So, a meno che non usi quella. Non posso muovermi. Aspetta, No, sì, mi posso muovere, non mi ci posso se usi il fermare. dash arriveresti qui, Sì, eh? non mi ci posso fermare, ovviamente, E qui è libera chiaramente. poi, quindi si Sì, può sì. andare. Adesso stavo a pensare un'altra cosa. Ci posso passare sopra, ma non mi ci posso fermare, chiaramente. Invece che con la mia abilità mi ci posso fermare. Esatto. Per cui mi muovo con il leap, E vai alla Radio Tower. e vado alla Radio Qui devi Tower. scegliere quale Allora, icona qui c'ho, questa è una utilizzare. È joyer, la questa, wild la chiamata. wild. Posso decidere quella che utilizzare. In questo caso, obiettivamente, tu quella ce n'hai tre, è vero, con i Sì. cittadini. Tre Io ho due di quelle con l'auto, secondi, tre con vabbè. l'auto, tu quella. Per cui mi vado a prendere quella con il dollaro, in maniera tale che andiamo a due pari col Io dollaro. ce n'ho uno dollaro. E così almeno. Ah, e vabbè, io così ce n'ho due. Ok, Ok? metti la zampotta. Metto la zampotta qua. E già ho spaccato un Te po'. sei fatto pure una bella cosina qua, E invece ho ragazzi. fatto anche Perché tu pu puoi una. utilizzare tutte e tre, che L'obiettivo è un po' concentrated mi dà un limitato. punto vittoria per ogni zona più grande In che ho questo caso distrutto. In sono questo caso 6. già ci avrei 5 punti vittoria adiacenti. Hai Questo non è ragione, sì, hai adiacente ancora. ragione. Ancora no. Però potrei adiacentizzarlo. Però Attenzione. potrei venire lì e rompere le corna, perché se può fa. Sì, ci devi arrivare. Questa carta posso arrivare dove voglio. Ah, Attenzione. l'ambush warp. Attenzione. Attenzione. Che cattiveria. Già mi sta minacciando il sub. Ok, non proprio dove voglio, ma più o meno. Dopodiché, allora, tocca Ma più o a me. meno. Io uso il lippo. Ok, lippi. Così faccio 4 io qua. E vai al farway, alla freeway, scusate, Sono 4. all'autostrada e ti vai a prendere anche tu la stradina, giustamente. E so Dammela. 4. E so 4. E hai fatto Pure io 4 5. Pure io 5. istruzioni. Pure 5, 5, 5. ma 4 istruzioni, lui per esempio già con questo obiettivo avrebbe 3 punti in più per fine partita. Così. A Buralici. Bravo sub. A Buralici. Ci sei quasi piaciuto. Ci sei quasi piaciuto. Unclaimed, A me piacerebbe venire a rompere un ok. po' Le Ballards. Però mi sa che non ci le arrivi da qua. balls. Allora faccio una cosa. Uso il leap, per cui quello comune, e mi muovo esattamente Alla al Wild. wine farm, per cui ci stanno i ventilatori che danno corrente elettrica, e me li piglio perché questo qui mi mancava. Ok. Almeno Sì, ho infatti un'altra io tessera di un'altra pure tipologia a che me può ne servire per i punti a serve. fine partita. Ok? E Ok. mo adesso faccia faccia, ci stiamo a guardare, anche Però se in diagonale non si può diagonale non si può fare combattere. niente, però ci stiamo a guardare in mostresco, non in cagnesco, esattamente Però come l'altra sempre volta con quella, Godzilla. sempre quella, cacchio. Però se se la via lui. No, lui da lui Cosa? non se la potrebbe prendere, no? Però potrebbe essere quella. E poi fa Senti come tanta ragiona, roba. senti Tanta se sta a fare i robaccia. Allora, ragionamenti. prova a fare così. E no, non mi posso Cioè io che muovere gioco le carte così a Rava, lui si fa tutti i io. Perché il ragionamenti. trampolo ce l'ha lui, il trampoletto, Il il trampolo. trampolone. Allora, io ho dash qua, Ok, giusto? sì. Poi O dash là. Oppure lascia dove te pare. faccio lip. Oppure Lippo qua, lippo qua, calippo, lippi. no, Ma fai calippo. lippo, no, qui non posso andare perché è No. tuo, qua dietro potrei andare e picchiarti a sangue, Volendo. però prenderei questo ancora, mi dà un po' di noia più a questo, capito? Vabbè, Allora faccio così, guarda, dimmi, dove vuoi lippare? vado con il lippo in un posto dove non sono andato ancora, Ok, affanno. questo Dimmi. so 4 punti, dash. Ok, dasci qua. Ah, la Sono 4 punti train station. Eh comunque. sì, ho 4 punti. E me la metto qua. Dammi l'imbrondina.
Saccate. Allì. Sacche e te. Ottimo. Tra l'altro, quante c'hai macchine? Due? Io ancora ce ne ho tre, vedi? Io ce ne ho due. Ancora mantengo il primato sulla carta del Movements. Ancora mantieni il primate. Mantengo il primate. 8. Ok. Sì, però siamo andati una volta sola, chef. Qui tocca alzare la media dei cazzotti. Lo so, ma io sto anche cercando di obiettivare. Tu stai a fare chi vuoi. Ma io devo anche, sto cercando anche di obiettivizzare i miei obiettivi, perché sennò qui, ragazzi, diventa io voglio obiettare i tuoi obiettivi. Vuoi obiettare i miei obiettivi? Esatto. Oh. Capito? Hai capito? Allora, io direi che sarebbe interessante fare questa cosa, ma vorrei tanto andare a spaccare i grugni, però lì ci posso passare, lì ci posso andare, lì è carino però, lì non è male. Allora, il trampolo, utilizzo il tuo dash, utilizzo, faccio il mimic del tuo movimento e mi muovo verso il supermercato. Il dollaro, ovviamente, ragazzi. Dopo essere passato chiaramente al ristorante, passo anche al supermercato, perché non si sa mai dovevo mangiare, e mi prendo un'altra tessera col dollaro. Eccoli. Dovevo mangiare, buona santa, no? Che a fine partita potrebbero essere punti. Quelle aspetta, cioè ce le ha divise e il, ecco, e l'ampo, energia l'ampo. Ecco, scusa, energia macchine dollaro. Non c'ho cittadini, perché te li sei presi tutti tu praticamente. Okay. Allora, sono il dash, giusto? Yes. Dash, c'è lì, poi andrei lì. Però altro dollaro. Sarebbe stato figo che quando uso la sua molto sul movimento poi te lo faccio vedere, ma però in realtà non è così. Solo quello condiviso, ovviamente, quando uso il mio. Però è simpatica però. Come cosa. Allora, facciamo così. Non è male questo Movement Mimic, eh? Noi. No. No, io. Allora, facciamo così, chef. Dimmi. Io uso il mio Ambush War. Ah! E te vengo di dietro. Detta così è un po' bruttina. Sì, è brutta parecchio. Teleport to any unclaimed non-park city tile is adjacent an opponent instead of using your normal movement. Quindi vengo in una cosa non reclamizzata da nessuno. Ok. E vengo qua dietro. Ah. E è mo' di meno, quindi qua c'è dove questa la conquisti. Qui ci dove mette il pistacchio. Ok, questa sì. La tua pestata. E la uso come macchina, quindi mo' tu non sei più il. Ok, perché non posso utilizzare più per il momento il movimento. È mo' di picchio. Ah, ci meniamo? Certo. Dai. Al contrario di quell'altro che si usa comunque 5 carte, chi vince solo quello. Solo i punti, l'avevo già detto. 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo, perché se tu mi vieni a rompere, com'è? Montagna non va da momento, ma che è chiaro. 4, 5. Se Galitor, anzi no, se Stegalox non va da Galitor, Galitor va da Stegalox. Fa una piega. Vediamo un poco. Un poco. Non la vedo messa molto bene sta cosa, eh. È un po'. Proviamo. Ci la giochiamo così. Aspetta, in mezzo famo gli anni. Porca trota! Ha provato a spararmi il fuoco, ma lo spike se l'è beccato. Chi di fuoco perisce? Di fuoco, capito? Di fuoco perisce. Ma se l'è beccato una spikeata direttamente sulle gengive. Sulla gengiva, 1-0. T'ho letto il pensiero, sapevo che l'avresti giocata. Sei un disgrazia. Sapevo che l'avresti giocata. Sei un disgrazia. Ero convintissimo. E dai! Aspetta, conviene tenerle in mano. Ma infatti conviene tenerle qua. Vai! Ecco. E stavolta vinci tu. Perché ho trovato un'artigliata e tu invece... Uno pari. Vai! Quanto la vedo brutta. Vai! Codata! E vinco! Con la codata! Sarola! Attenzione, 2-1... Spike! Vinco! E qui vinci tu! Stiamo 2 a 2! Oh! Paura, eh? Hai paura? Pareggio! Vinco io! No! Perché ho la mia abilità! Pareggio con lo Spike, è incredibile! Io vinco la mia abilità che vinco con lo Spike e Fire! Fuoco, vinco io! 3 a 2! Qui vince 3 a 2! Insomma, sto sculato che non è altro! Sto culone de Galidor! Quindi... E te becchi un punticino di questi, un... Spannaggia la sei un pirla, dai, pigliane uno senza fa casino, no? Non è capace a fare, non fa casino. Tanto sono tutti da uno. No, è vero.
pure quelli un po' più alti. Me la pagherai molto cara. Che tu non vieni a rompere, allora sappi che me la pagherai. Io la mia abilità l'ho usata, ecco. Sappi che me la pagherai molto. Tocco allo chef. Tocca a me. Yes. Allora, io mi faccio un dash utilizzando la tua abilità. Qui. Esatto. Via. Per cui mi muovo qua. Yes. Per cui distruggo un'altra macchina, perché con questa Kaiser adesso posso tornare attivo. Ah, con quasi rotto il Kaiser. Ah no, non la potevo utilizzare dash. No, perché stavamo pari in quel momento, è vero. Yes, attenzione, vero. Avevo quasi barato. Macchinina. Arrivati la macchinina. Dai, perché stiamo pari, io ce ne ho tre, tu ce ne hai tre. Quindi quella in teoria solo andrebbe qua. E tornerebbe qua, in realtà. Ok, è vero. Per cui devo fare un'altra cosa. Ho l'IP. Ah, io stavo qua, vero. Ma l'IP qua non può andare da nessuna parte, chef. ma qui posso andare, però. Quindi sì. Oppure fai l'IP qua con la tua. Posso fare l'IP qui. Ah sì, sulla libreria. Lì posso l'IPare tranquillamente. Oppure trample. No, trample non lo puoi fare. No, sempre se non usi quella tua. Sempre che non uso quella mia. Però... Io quasi... Allora, potrei anche l'IPare da sta parte. Che non è male. In realtà, certo che questa mi hai fregato proprio questa cosa. Certo, il flower shop, cioè andare a distruggere i fiori. Cioè, il fioraio, poretto. Andare al fioraio mi pare bruttissimo, sinceramente. Però dove sarà il fioraio? Perdonami, c'è qua. Purin. E se non posso fare altro di qua, da quella parte non ci posso andare, o potrei andare lì alla libreria. E guarda, utilizzo il lip e vado in libreria. In libreria. Spacco la libreria. Tenghi. E vabbè, lì comunque almeno un punticino in più me lo so fatto, che non è male. Ma questo qui si conta tutto uno? Questo si conta tutto uno. È un botto. Lo so. Sono botto. È tanta distruzione tutta insieme. Botto. Lo so. Che devo fare? Però con il dash potrei interromperti e venire a menare, perché sennò io non mi posso muovere. Certo. Anche perché con l'IP non posso andare da nessuna parte. No. Con il dash andrei qua o no? Beh, abbiamo spaccato mezza città lì, cioè fondamentalmente. L'unico movimento che posso fare... uno può anche passare. Sì, vabbè, ovviamente uno può decidere anche nel suo turno di passare perché e vedere che succede. Solo se il suo movimento lo costringe a combattere, come in questo caso, uno può passare. Esatto. Però in questo caso, siccome io te voglio gonfiare, vengo. Ah, per cui sì, il dash... E ci ritroviamo a menacci un'altra perché volta. Perché almeno te in questa interrompo te tutta sta striscia positiva. Non è detto. In teoria. 1, 2, 3, 4, 5. E si torna di nuovo a combattere. So sempre che te venga a stuzzicare. È vero, sei uno stuzzicone. Sei uno stuzzichino. Sei uno stuzzichino. Ok. Tost. Grazie. Tu e i stuzzichi. È veramente tost. Io esordirei... E ci ordirei con questo. Sto pensando, chef, che tu sei in disgrazia. Io ci ordirei proprio con questo. Vai! Zampata! Sì! E mi becca! Maledetto! Un carcio dove ti senti meglio! Mai proprio fregato su! Un carcio dove ti senti meglio? Mannaggia! Vai! Zampata! Bingo! E l'altra volta, no, porca miseria, mi sta a fare il culo anche sto giro. Brutta, codata! Vinci! Stavolta vinco. Io con la codata. Attenzione, ragazzi! Zampata! Bingo! No, e a sto punto è inutile, lo facciamo. Vai, tanto vediamo. Zampata! Vincevi tu. Vincevo io. Però 3 a 2. Per cui 3 a 2 e anche stavolta. Comunque, ragazzi, te stai un bel c'avrei la faccia come hai trionfato. Quindi il signorino, vabbè, alziamo questi ti torna sotto. Sì. Almeno c'è uno mio che non te. Mai bloccato. Te faccio fare un punto a meno. Mai bloccato. No? E tra l'altro te prendi anche un altro segnino senza farlo cadere, senza rigirarlo. Mi questo sotto. Ok. Maledetto che non sei altro. E allora a sto punto io pensa per ne legge, manco ne scrive, utilizzo il dash. Scusa, no, il lip ce l'hai te adesso. Già. Porca miseria, che mi serviva. Già.
Mi sa che se vogliamo quasi più muovere, chef. È una brutta questione. Ho tre macchine. E tu ce ne hai sempre tre, vero, le macchine? Sì. Per cui non posso utilizzare questa. No, vabbè. No. Ancora si può fare cose, però... Io mi sa di no. Io sì. Ma io no, mi sa. Io volendo sì. Ah, no, io no. Io non posso da nessuna parte. Quindi che sono così da passare io? E tu sei così... tanto tu hai combattuto, no. Adesso sta me. Potrei far lip io qua. Tanto adesso sta me. Sì. Stiamo calmi. Sì, sì. Io potrei far lip qua. Stiamo calmi. Ma io uso l'Hyper Hiko. Quindi puoi andare in un posto dove c'è la tua zampa, in buona sostanza. Con? Il dash? Aspetta, perché devo fare due calcoli. Con il trampolo? In realtà io ci devo andare con una o col dash, sì, chiaramente. Qui. Sì. Vabbè, ma non è che mi conviene tanto, insomma. Perché poi dopo devo fare il trampolo... O potrei fare un trampolo lì. Ma tanto è uguale. Io invece mi vorrei, perché qua c'è abbastanza distruzione, ma io mi vorrei spostare più da sta parte. Ma il fatto che siamo concentrati qua, è un modellino che è vuoto, non ci riusciamo ad andare. Allora, faccio così. Mi muovo col trampolo, utilizzando l'Hyper Hiko. Quindi potete essere fuori con quello. Per cui praticamente mi muovo qua, okay. Su una zona mia... Me lo permette. Il trampolo fai così. Adesso posso fare o il dash o il trampolo. No, il trampolo l'ho già utilizzato. Cioè posso. Però adesso praticamente. Basta. Sei fermo. Sono fermo. Tocca a me? Sì. Io allora uso. Però almeno mi sono la posso... mia unica possibilità di okay. Movimento. Perché con il trampolo non vado da nessuna parte. Con il leap l'unico è qua. Quindi io ho 4 macchine e tu 3. Ok, tu ti prendi questo. Vediamo se riesco a fare qualcosa con questa carta. Vai, metti la tua tessera, la tua distruzione. Ok. E adesso io... Tu ti sei incastrato un po' sull'altro. No, io qua non posso più fare un caso, Piterina, chef. Ti sei un po' bloccato. Io sono morto lì. Sono morto lì. Non posso andare da nessuna parte. Ti sei incastrato. Che sulla roba tua... Allora, io a sto punto invece che faccio? Tu puoi fare un po' di cosette. Sì. Uso il dash, mi muovo al Flower Plant Shop... E me lo distruggo. Esatto. Ok? Sì. E mi più i dollari. E sto qua. E cambi. E cambio. E mo tu lì puoi distruggere belle cosette. Io invece mi sono la piegato qua. E basta te. Io non posso fare niente, chef. Quei passi. Posso fare qualcosa con te? No, ti sei bloccato. Io quindi ho perso qua, chef. Ho perso la partita qua. Ti sei bloccato, non è detto, perché tu hai fatto diversi punti. Ma quali? Ma intanto io qua posso fare qualcosina, ma non ti credo. Poi rompe questo, poi rompe questo. A voi a te che allora, uso il trampolo. Io non posso fare niente, giusto? Sì. Uso il trampolo e vado qua. Guardi i punti che fai. E distruggo questo, mi prendo il cinema, ho distrutto anche il cinema. Io ho preso questo, non serve a cazzo. E per cui il trampolo... Ok, ma tanto. Ma io te l'avevo detto che era l'unico modo per fare qualche punto più. Ho usato male questa, mi sono pilato qua giù. Cioè, lì sono giù per venire a rompere le palle. E lì invece castrato. Tu dovevi continuare a fare punti di qua. Esatto, mi sono cercato. Cioè, quello così. Che sto facendo io mo. E mo hai vinto te perché fai tutto tu. Io non posso fare più nulla, mi sono proprio fregato. E io faccio un trampolo utilizzando questo e mi vado a distruggere il power plant. Ok? Sì. E mi sa che pure tu hai finito, chef. E... Non puoi andare da nessuna parte. Puoi andare al parco e poi basta, però. Posso andare... No, posso andare al parco... E poi? Col trampol e poi fan dash. Qua? No, lì lo posso fare. No. Al parco e poi... No, mi sa che sei chiuso pure tu. Sei chiuso pure io. Pure te. Vediamo. E mi sa che sì, lo sai? Mi sa che sono bloccato. Allora, col dash al trampolo potrei andare al parco. E poi? Però dopo... E non... No. Non ci posso andare. Oppure potrei fare il dash... Qua non ci posso andare, ovviamente, perché è già calpestato. Esatto. Trampolo qui, solo al parco. E no, perché poi tu ti sei bloccato con l'hip, per cui mi hai bloccato... Ovviamente anche a me mi ha bloccato i movimenti. Esatto. Perché la macchina poi ce l'ha lui, per cui tu, in realtà non posso... Con la cosa che mi sono bloccato, comunque tu ti sei fatto tre... Qualcosina ho fatto. Io no. Qualcosina ho fatto. Il problema è che mi hai tolto i tre punti della linea che mi ero costruito.
però ti ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondo tutto qua, quelli, no? Lo so. E io me ne faccio niente, 3, allora 4, 5, 6, 7, 8 8 a 6 ma tanto non posso fare, tu vincerai lì, posso fare, faccio un trampol e vado sul parco e poi? E poi dal parco ti metti a dormire, rimango al parco. Perché ovviamente il dash non mi permette di arrivare sulle caselle già calpestate. L'altro trampolo non mi permette di arrivare da nessuna parte. Anche se avessi trampato qua, dov'ero? Io poi tra l'altro ero qui, no? Sì, qui. Ero qui. Per cui non potevo non potevo nemmeno fare il dash perché non arrivavo, perché casomai potevo arrivare, no, niente. Per cui si conclude. Già. Ovviamente i mostri a questo punto hanno fatto il loro e si guardano da lontano dicendo come sarà andata sta partita. Chi avrà fatto più danni all'interno della partita? Allora, se dovessimo vincere basandosi sul combattimento, lo chef ha perso 3-0. Ma purtroppo non funziona che... Cioè io ho sentito questi qua che puntino. Potrebbero qualche punto. Però adesso semplicemente ci vediamo fra qualche secondo perché carta e penna, andiamo a fare il conteggio dei punti di questa partita, andiamo a sommare tutti i bonus degli obiettivi e vediamo... Che è il mostrone gigante, il kaiju che ha fatto più danni in città, in Kaiju Crush. Vi aspettiamo fra qualche secondo. Eccoci tornati dopo il conteggio dei punti, signori, risate, cioè roba che veramente nemmeno nelle peggiori. Vabbè, allora andiamo a vedere. C'ho tutto scritto qua perché avevo fatto i conti per benino. Come vi dicevo, i punti si calcolano in modi differenti. Secondo gli obiettivi. Andiamo a scoprire che sono sti punti. Esatto. Allora, i punti delle tessere città. Per cui, i punti ovviamente realizzati in base alle istruzioni delle tessere città. Okay. In questo caso, il sub chef... Un po' bassino. Parte con 23 punti di distruzione, lo chef con 32 punti. Già sta più 9. Caro sub, attenzione. Già sta più 9. I punti dell'obiettivo A, che è concentrated, ovvero un punto per ogni tessera adiacente nella zona più grande. In questo caso la mia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mia 7, la sua sono 5. Per cui 7 punti in più per lo chef, 5 per il sub chef. I punti ora per la quantità che sarebbe order, i punti per i gruppi di tessere di quelle icone particolari che dicevamo più grandi, per cui e qui abbiamo fatto pari. Qui abbiamo fatto pari perché io ho due file di tessere ovviamente maggiori e lui le altre due, per cui in realtà sono due punti per uno. Esatto. Attenzione. E io finisco i punti così. Perché poi c'è l'obiettivo 5, che è line, 3 punti per una fila da 4. Lo faccio io. Io ce l'avevo la fila da 4, ma sto fio del kaiju me l'ha tolta, per cui lui invece ce l'ha, eccola qua, perché se fai 3 punti in più il sub chef, me l'hai dati quelli? Sì. In più il sub chef. Avevo un 3. Un 3. Un 1. E un altro uno dato dai cazzotti in bocca. Date le cazzotti in bocca che si è preso Steganox durante i combattimenti. Si è fatto altri 5 punti in più. Quindi sono state botte. Conti alla mano. Attenzione, botte su botte. Lo chef vince, ma con muso tanto perché quei cazzotti che ha preso il mostro, ma vince per ben 43 a 40, 40. Caro su, 3 spruzzolosi punti. Per 3 punti, torno a casa gonfio, senza denti, senza chele. però hai vinto. Ho fatto più distruzione. Quello che conta non sono i cazzotti. Attenzione, ma la distruzione della città. E io ho distrutto più di te, caro sub. Esatto. Per cui 43-40, vince di nuovo lo sub chef. Grande sub. Bella partita. Molto partita. Divertentissima. Allora, come al solito, andiamo a sviscerare le nostre impressioni. Che attenzione, come vi ricordo, non sono recensioni, eh. No, cioè, noi non ci frega niente, noi siamo giocatori, non ci frega niente di recensire. No, visto che non veniamo pagati, non ci frega niente, cioè diciamo quello che pensiamo del gioco. Tenete conto sempre che se il gioco lo portiamo sul canale, vuol dire che meno male il gioco vuol dire che il gioco ci è piaciuto. Allora,
Questa volta, invece che partire dalle mie impressioni, partiamo dalle impressioni del Sub Chef. Vai, caro Sub. Il gioco, quando l'ho appena provato, mi è subito piaciuto. Sì. È veramente carino. È veramente carino. Con questi movimenti simili agli scacchi, che ti devi muovere, che sembra una scacchiera poi. Sì, alla fine sì. E te devi scegliere le tessere pure che ti danno più punti. Il parco che ti costringe a fare un altro movimento. Questa cosa che cambi. No, pure il combattimento che gioca così è veramente carino. Molto aleatorio, perché non sai quello che gioca l'altro, allora, però alla fine non sai quello che gioca l'altro. È come quando giochi a sasso e carta forbice, no? Volevo dire tutto sommato, però è molto divertente. Però l'ho trovato simpatico questo modo di combattimento, sì, piuttosto che tiriamo il dado e vediamo chi fa di più. Nel senso, poi a me mi piace il tiro del dado, è vero. Però è differente questo criterio, sì, esatto. Cioè, è intrigante, sì, sì, è vero. Allora, devo dire che a me è piaciuto tanto, sì. Quando l'ho preso, ero... Poi a me piace i giochi con i mostroni, lo sapete perfettamente queste cose, poi questo è un americanone, no, piccoletto, però molto molto grazioso. E devo dire che una bellissima scoperta, Fireside Games, perché avevo già portato sul canale Hot Shots, che era il gioco dei Vigili del Fuoco che mi era piaciuto da morire, giocato in solitario, andatevi a recuperare il gameplay. E questo di quello, ho trovato un altro gioco sui kaiju della Fireside Games e me lo voglio prendere a scatola chiusa, perché mi intrigava. E devo dire che è stata una sorpresona. Vero. Una sorpresona, perché alla fine è un gioco semplice, semplicissimo. Leggero, però è divertente. Cioè, questo fatto che comunque avete sempre degli obiettivi diversi, poi gli obiettivi cambiano, ce ne sono di più. Vi cambiano le partite, vi cambiano le abilità dei mostri che potete utilizzare durante la partita. Ogni mostro ha la sua abilità. Ogni mostro ha la sua abilità. Chiaramente non è un'abilità gigantesca, però vi permette di variare il gioco. Vince però il combattimento. Questo ha fatto vincere il combattimento, per cui devo dire che è un gran bel giochettino di kaiju, insomma, veramente non è un filler, perché insomma, poi giocato magari in 3 o 4 dura anche un po' di più, la mappa è anche più grande, sì. E c'è sicuramente molta più cazzimma, molta più interazione sui combattimenti fra tutti i giocatori, per cui magari i tempi saranno leggermente più dilatati, però il gioco merita tantissimo, vero, ragazzi, vero. Per cui se vi piace questo genere, cioè ve lo consigliamo, ve lo straconsigliamo. A occhi chiusi. Allora, Godzilla Tokyo Clash mi era piaciuto un botto. Sì. Perché è veramente bello, perché è molto più combattivo. Lì, insomma, devi combattere, c'hai le carte. Però questo è proprio divertente, il fatto che devi andare attraverso i movimenti particolari, andare a gestire molto bene, proprio scacchisticamente parlando, le teste da distruggere, per poi a un certo punto rimanete, come ha fatto il Sub, che è rimasto immobile. Infognato, io sono uscito a fare ancora qualche mossa e probabilmente... E lo dico chiaramente, visto che la partita è finita, se lui era andato a un fognalì, aveva vinto? Non lo so. Perché faceva qualche punto più. Ma tu avresti comunque fatto questo da 4, Ma tu ti sei infognato e hai smesso di fare punti? Io ho fatto altri 3-4 punti qua. Forse molto più dei 3-4 punti. Forse No, ho fatto 3-4, perché probabilmente quei 3-4 punti sono quelli che mi hanno fatto però è anche vero che io non te combattevo, non c'avevo quei punti. Non lo so. Aspetta, rifacciamo da capo. No, vabbè, comunque, dai, a parte scherzi, il gioco finalmente bellino. Per cui, se riuscite a procurarvelo, non è facile, perché lo trovate in America, forse su Amazon c'è qualcosa, però insomma, se vi piace il genere, ragazzi, datevi un'opportunità, perché merita. Andate a botta sicura. Tanto poi forse me lo porto pure a Modena per giocarlo con gli amici. Piglia su. Ragazzi, è stato benissimo, grazie al Sub. Grazie a te, chef, grazie sempre per queste spettinate. Oggi proprio con le magliettine nuove siamo veramente fashion, come direbbe mia figlia Virginia. Ovviamente vi ricordo, ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale, se potete cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche, lasciate un commento, lasciate il like, perché è importante proprio per il canale e per la crescita del canale avere un po' di interazione. Esatto. Anche se ci volete insultare, va benissimo. Benissimo, accettiamo tutto. Se invece volete supportare il canale, potete farlo grazie all'abbonamento, per cui abbonatevi al canale al costo di un cappuccino, un cornetto, e volevo dire anche il caffè americano, un tramezzino, pasticcini.
Vabbè. Oppure potete farlo con il link in descrizione con tipi, un piccolo tips, quello che volete, chiaramente a sempre a vostra discrezione, diciamo, sempre le vostre mani. E niente, su Chef ci siamo menati, forati, no, mai menato, però io ho vinto lo stesso. E di conseguenza, come sempre, ci vediamo al prossimo gameplay. O quando vi pare! Ciao a tutti, ciao a un tutti. Abbraccione, ciao! Ci si vede a Modena? Ci si vede a Modena!